siamo all'ingresso del polmone verde della città di New York, il Central Park. Riposante. Gli abitanti di questa città sono 8 milioni e mezzo e questo parco per loro è vitale. Qui si corre anche la famosa maratona di New York. Dai francesi agli americani nel 1886. Per celebrare l'alleanza tra i due paesi e la conquista della libertà degli Stati Uniti d'America. Il piedistallo misura 50 metri. La torcia rappresenta il lume della ragione. Le punte della corona, i 7 continenti. La tavola, nella mano sinistra, simboleggia la dichiarazione dell'indipendenza. La statua pesa 2260 tonnellate. Lo scultore Friedrich Bartholdi si ispirò per questa statua al Colosso di Rodi e Gustave Eiffel, che progettò la famosa Torre di Parigi, creò l'intelaiatura metallica per poterla realizzare. Qui facevano i primi controlli gli emigranti. E qui venivano tenuti in quarantena. Veduta della parte meridionale di Manhattan da Ellis Island. Area picnic qui a Ellis Island. Sul ponte di
di Brooklyn. Questo è il più famoso, ma New York vanta ben 2027 ponti. Ground Zero, ancora in ricostruzione. Questa è una delle due torri già ricostruite. Sono scritti i nomi di coloro che morirono in quel disastro. Siamo a Wall Street, il cuore della finanza mondiale. Siamo di fronte al museo più importante degli Stati Uniti, il Metropolitan, e anche uno dei più famosi del mondo. Fondato nel 1870, il Metropolitan ospita più di 2 milioni di pezzi. Quest'ala è dedicata all'arte romana. Il busto è del primo secolo d.C. Vaso di terracotta del 750 a.C. Statua di marmo proveniente dalla Grecia, 7 secolo a.C. Corona d'oro proveniente dalla Crimea. Questi oggetti provengono tutti dalla Campania. Sarcofago, Roma, 3 secolo dopo Cristo. Elegantissimo sarcofago con bassorilievi. Tomba di un patrizio romano. Urna cineraria in alabastro. Triclinio della villa imperiale di Lucio Vero. Tutti questi oggetti sono in oro massiccio. Egizia, questo che vediamo è un sarcofago. Così venivano decorate le tombe. Interno di un sarcofago. Calzature di 3000 anni fa. 1880, monumento al vino. Questo settore è dedicato all'arte americana. Landscape, autunno 1923. Sella di cavallo del 1400, Europa centrale, Tirolo. Sezione dedicata all'arte medioevale. Sezione dedicata alle armature. Pistoletta americana del 1835. Sezione dedicata agli strumenti musicali.
Domenico Ghirlandaio 1494. Ritratto di uomo. Andrea del Verrocchio, Madonna col bambino. Luca della Robbia 1489. Tiziano, la Venere. Tiziano, Madonna con il bambino. Picasso 1905, Monet 1914-1917, Monet 1917, Robin Siesta, Cipressi, Van Gogh. Siamo da poco usciti dal Metropolitan e attraversando il Central Park andiamo verso il nostro hotel. È una scultura in bronzo che si trova sulle rive di un laghetto. Questa è New York alle 5 della sera di un giorno lavorativo.